Spesso il terzo settore è abituato soltanto a chiedere, alterando il senso ed il valore del volontariato. Voi avete un altro stile, non avete mai chiesto nulla, lavorate sotto traccia. Così il sindaco di Salerno De Luca all'inaugurazione dei nuovi ambulatori del centro Santa Maria a Mare della Fondazione Dognocchi. Il centro celebra il 60° anno di attività e fu fondato proprio dal beato Dognocchi. L'edificio faceva parte del complesso Angellara, costruito nel 1930 ed adibito a colonia marina permanente per la cura della tubercolosi. Per Don Carlo fu la realizzazione di un progetto accarezzato da anni, l'estensione delle iniziative di accoglienza e formazione professionale a favore dei mutilatini anche dell'Italia meridionale. Oggi il centro Santa Maria a Mare è un importante punto di riferimento per specifiche patologie che riguardano in particolare la neuropsichiatria infantile, i disturbi dell'apprendimento in età evolutiva e il trattamento dell'autismo infantile. L'incontro di ieri è stato preceduto da una celebrazione eucaristica con insediamento della reliquia del beato Dognocchi, presieduta dall'arcivescovo di Salerno Luigi Moretti, poi l'inaugurazione e la benedizione dei nuovi ambulatori. Infine un incontro moderato dal direttore di Telecolore Franco Esposito, al quale hanno preso parte l'arcivescovo di Salerno, il sindaco del capoluogo De Luca, il presidente della Fondazione Dognocchi, Monsignor Bazzari, Simonetta Mosca, direttore del Polo Basilicata Campania della Fondazione ed il direttore generale del Dognocchi, Giambattista Martinelli. Solidarietà, accoglienza, professionalità, questo è ciò che offre la Fondazione Dognocchi ai suoi pazienti, concetti ribaditi dall'arcivescovo Moretti, che ha voluto anche ricordare il grande valore della dignità dell'uomo. È un lavoro davvero straordinario che fa questa associazione, a Dognocchi, e con grandissima professionalità. Credo che lavoreremo insieme nei prossimi mesi. Abbiamo discusso con i dirigenti di questa associazione la possibilità di creare qui un grande centro della Dognocchi di valore nazionale. Noi saremo a disposizione sul piano urbanistico e anche dell'accompagnamento agli investimenti. Ho apprezzato molto in questi anni anche lo stile della Dognocchi. Nel campo del volontariato del terzo settore ci sono delle associazioni che sono diventate associazioni di commercianti sulla pelle della povera gente. Questa è una delle associazioni più serie. Né propaganda né politicantismo, ma soltanto solidarietà e professionalità. È una grande lezione anche per tutti quanti noi.